Il mare è una delle più grandi paure dell'uomo. Andare per mare significava incontrare tempeste e naufragi, pirati e mostri marini. Scrisse Terenzio nel secondo secolo avanti Cristo: Tu non saprai mai a quale disgrazia sei sfuggito finché non ti sarai avventurato sul mare. e Pittaco, secoli prima. Tra tutti gli elementi naturali, la terra è il più sicuro, mentre il mare è il più incostante. Il primo mare di Colombo, il Mar Mediterraneo, è battuto dalle navi che trasportano mercanti e merci, soldati, tanti soldati, e corsari e pirati. Ma resta anche un mondo di sogni, paure, leggende, fantasie. Chi naviga ha un rapporto individuale con il mare, basato su esperienze ben precise. Non esiste una conoscenza allargata. Dice Colombo: I naviganti e l'altra gente che va per mare conosce sempre meglio quelle parti del mondo dove va più sovente e ha contatti più continui. E così riceviamo con diletto le relazioni che ci si fanno di quel che videro, dato che certamente diamo più importanza a tutto quello che sappiamo per esperienza. A proposito della navigazione tra Cadice e Napoli, scrive: Per questa navigazione ci sono uomini segnalati che l'hanno fatta tanto che conoscono tutta questa strada e le condizioni del tempo che possono aspettarsi secondo le stagioni dell'anno. Volgarmente li chiamano piloti, che è come dire sulla terra guida, perché benché uno sappia benissimo la strada di qui a Fuenterrabia, non la sa di qui a Lisbona. Questo accade anche in mare, dove alcuni sono piloti di Fiandre e altri di Levante, cioè secondo la rotta che sono abituati a fare. I dotti medievali, figli della civiltà della scrittura, credono di poter capire il mondo studiandolo a tavolino, con l'ausilio dei testi filosofici. Il loro cosmo è precostituito. Risponde a un'armonia universale, a un ordinamento nascosto dove la realtà deve coincidere con la verità. Nel tempo, però, i frutti della navigazione, carte nautiche e portolani, si insinuano nella rappresentazione delle rotte e il mondo muta fisionomia. Ma l'osservazione del vero resta stretta all'immaginario. Il mare Diabolicum di Opicino De Canestris prende forme umane. I predicatori dipingono il male come espressione della vita, con le sue tempeste E tentatrici. i bestiari restituiscono animali come il maiale marino, il pesce mille piedi, il serpente cornuto e c'è anche il Monatus Marinus. Il mercante è attento al movimento delle costellazioni e delle configurazioni celesti. In Libra è buono fare matrimonio e acquistare femmina. Buono è incominciare legno o barca di corso o di mercanzia. Et è buono cominciare tutte le altre cose di viaggio, di mare e di terra, comperare e vendere, imperlocché questo signo sia di aire. Il Leo è buono mettere tutti i leghi in corso per far male e andare addosso ai nemici e entrare in mare, però che questo segno è di fuoco. Con Gemini, buono è uscire da porto. 2 secoli più tardi, Colombo, in un resoconto del quarto viaggio, scrive: Rientrai al porto, non osando attendere l'opposizione di Saturno con Marte, trovandomi tanto sballottato su una costa tempestosa, perché quasi sempre quell'opposizione porta seco burrasca o violenza di tempo. E ancora, Quando navigavamo con tanto travaglio per quel mare, in alcuni dei nostri nacque l'inganno che fossimo stregati, e ancora oggi lo credono. in quel tempo, la navigazione del Mediterraneo e dell'Atlantico Mediterraneo significava soprattutto praticare una sorta di cabotaggio. Nel 400, con l'inizio dei viaggi di scoperta di alcuni stati europei, la sfida diventa attraversare quello che gli arabi chiamavano mare verde dell'oscurità, l'oceano, alla ricerca di nuove terre e ricchezze. Fonte: Cristoforo Colombo, I viaggi dopo la scoperta. Lettera di Cristoforo Colombo ai re cattolici, Cadice o Siviglia, 1500.
1. Eccellentissimi re, in giovanissima età cominciai a navigare e continuo ancora oggi. La stessa arte induce chi la segue a desiderare di conoscere i segreti di questo mondo. Sono già più di 40 anni che io la pratico. Ho percorso tutte le rotte conosciute. Ho avuto rapporti e conversazioni con gente dotta, ecclesiastici e laici, latini e greci, ebrei e saraceni e con molti altri di altre razze. In questo mio desiderio trovai il nostro Signore assai propizio e perciò ebbi da lui spirito di intelligenza. Nella marineria mi fece provetto, in astrologia mi dotò quanto bastava e così nella geometria e nell'aritmetica. E mi diede ingegno nell'anima e mani per disegnare la sfera con le città, i fiumi, i monti, le isole, i porti e tutto al suo posto. In questo periodo io ho visto e mi sono sforzato di vedere tutti i documenti di cosmografia, storie, cronache, filosofia e altre arti alle quali nostro Signore mi aprì l'intelletto per manifestarmi che sì, era possibile navigare da qui alle Indie e mi diede la volontà per l'esecuzione del progetto. Dal diario di Cristoforo Colombo. Erano già 88 giorni che la spaventevole tempesta non mi aveva abbandonato e in tutto quel tempo io non avevo visto né il sole né le stelle. E avevo le navi squarciate e le vele stracciate ed erano andate perdute ancore e sartie e cavi e scialuppe e molte provvigioni. I miei uomini erano in gran parte infermi e tutti nella più grande afflizione e molti avevano fatto voto di farsi religiosi se alla morte sfuggissero. E nessuno vi era che non avesse fatto altri voti e promessi di pellegrinaggio. Più volte si erano vicendevolmente confessati. Altre tempeste si erano viste, ma mai una tanto terrificante e di così lunga durata. E molti che erano ritenuti uomini di coraggio si perdettero d'animo più volte. Quel che soprattutto mi lacerava l'anima era il dolore che mi dava per il figliuolo che avevo meco, specialmente considerando che si trovava fra tanti e così lunghi travagli nella tenera età di 13 anni. Iddio gli diede un coraggio tale che egli rianimava gli altri e si comportava come se avesse navigato per 80 anni ed era lui che mi consolava. Io mi ero ammalato e mi ero più volte trovato sul punto di morte. Da una piccola camera che avevo fatto costruire sopra coperta, dirigevo il cammino. Avevo percorso 4 leghe. Che la burrasca ricominciò e mi travagliò tanto che non sapevo cosa fare. La mia piaga si riaprì. Per 9 giorni io mi ritenni perduto, senza speranza di serbarmi vivo. Mai occhi umani videro un mare tanto gonfio, tanto orribile e tanto spumeggiante. Il vento non mi permetteva che andassi avanti. Né che procedessi per altra direzione. E mi tratteneva in quel mare che sembrava di sangue e ribolliva come una caldaia sopra un gran fuoco. Il cielo non fu mai visto di aspetto così spaventevole. Un giorno e una notte arse come una fornace. Ed eruttava con i lampi tante fiamme che ogni istante io guardavo se non avesse portato via alberi e vele. Questi fulmini cadevano con furia così spaventevole che tutti credevano dovessero consumare le navi. In tutto questo tempo non cessò mai di cadere acqua dal cielo e non si poteva dire che piovesse, ma che venisse giù un nuovo diluvio. La gente era tanto estenuata che desiderava la morte per farla finita con tante sofferenze. Le navi avevano già 2 volte perduto le scialuppe, le ancore, i cavi ed erano sdrucite
e senza vele. Attore del teatro della Tosse, la regia è stata del direttore Amedeo Romeo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Grazie. Purtroppo abbiamo perso per strada uno dei relatori, cioè il professor Luca Lobasso, ma ha una situazione familiare veramente difficile, quindi si scusa molto anche nei vostri confronti, ma non può essere dei nostri questa sera. Ci sono Aldo Caterino, che lavora nell'Istituto Idrografico della Marina Militare, e Chiara Notaro, che è un architetto navale che lavora al CETENA. Con Francesco farà una presentazione un po' più particolare. Grazie a tutti e iniziamo questa seconda parte. Prego. Grazie a te, buonasera a tutti. Mi sentite? Ok. Allora, abbiamo ascoltato la paura che c'era, ma anche la fascinazione per questi viaggi in mare. Questi mari in tempesta, la paura per l'equipaggio, la credenza che i mari fossero anche popolati da mostri marini, abbiamo sentito parlare di maiali marini, pesci marini. E questo ancora di più poi per quello che era il mare al di là dello stretto di Gibilterra. Noi sappiamo che quando, ai tempi di Colombo, già da alcuni decenni, insomma, questo, c'era la consapevolezza di questo mare, naturalmente, ma era un mare ancora inesplorato. Grazie. Però insomma, nonostante il terrapiattismo prevalente, si sapeva, e si sapeva da tempo. Anche Dante nella Divina Commedia fa compiere a Ulisse nell'inferno un viaggio in questo oceano fino a una montagna che poi rappresenta il purgatorio, finché a quel punto Dio gli scatena contro una tempesta e lo fanno navigare. Insomma, questo è il clima culturale e Colombo cresce in questo clima in una città molto diversa. La Genova di allora è una Genova intanto ricchissima, è una città di mercanti e di navigatori, che è una città internazionale. Questi mercanti e navigatori sono in parte insediati un po' ovunque nel mondo di allora, quindi da Istanbul a Siviglia ci sono comunità genovesi. Che fosse una città importante lo dice anche il fatto che il Papa di allora, Innocenzo VIII, era genovese, il Papa che lo aveva preceduto, Sisto IV, era savonese. Colombo nasce a Genova, questo mai era assodato, e poi cresce a Savona, dove il padre si era trasferito, aveva aperto, se non sbaglio, un'osteria, dopo che era fallita una sua precedente attività nel settore tessile. Quindi insomma la famiglia non stava proprio benissimo, tant'è che Colombo poi, molto giovane, a 14 anni, comincia a navigare e da allora non smette più. Allora, di Colombo e della sua eredità oggi parliamo con Aldo Caterino e Chiara Notaro, che hanno due competenze diverse. Caterino è storico di formazione, è uno storico della navigazione e lavora per l'Istituto Idrografico della Marina Militare, che è una realtà molto nota agli addetti ai lavori, molto meno a chi non è come me
esperto della materia, in realtà una realtà molto importante che ha sede qui a Genova e che realizza tutte le carte nautiche ufficiali. Invece Chiara Notaro lavora per il CETERA, che è un'altra realtà molto importante, insediata in questa città, ed è il centro di ricerca, un centro di ricerca privato di Fincantieri, che è la società che costruisce navi commerciali, navi da crociera e navi militari, che qui a Sesto Imponente ha uno dei suoi cantieri principali. Allora, comincerei con Caterina, cui chiedo: questo viaggio, primo viaggio transatlantico di Colombo, fu un salto nel vuoto, quindi visto il contesto, oppure lui aveva, diciamo, aveva studiato a fondo, aveva delle tecniche e degli strumenti che, insomma, su cui sapeva di poter contare? Ma dunque, molti storici finora hanno raccontato che Colombo fosse andato verso l'ignoto in qualche modo. Tanta storiografia ha raccontato questo, che fosse un genio solitario, che avesse tutta una serie di competenze e conoscenze, però quasi che fosse una persona unica. In realtà faceva parte di una lunga tradizione, la tradizione nautica genovese è molto antica. Tra il 200 e il 300 i navigatori genovesi sono stati grandi consulenti di tutte le principali potenze marinare, navali europee, dalla Francia alla Spagna, alla stessa Inghilterra. Per cui, tanto per fare un esempio, nel 1817 mandò nel Tessaglio, insieme a 20 uomini sapienti di cose di mare, è stato ingaggiato dal re del Portogallo perché insegnasse loro l'arte della navigazione. Quindi vuol dire che lui faceva parte di una lunga tradizione, di una lunga tradizione che doveva passare dalla navigazione mediterranea alla navigazione atlantica, che erano ovviamente un po' diverse. Tanto mi fa piacere che nel pubblico c'è il comandante Giorgio Bazzurro, che saluto, che è un grande storico della navigazione e colombiano. Da 20 anni studia queste cose, sta pubblicando opere importanti sia per l'editore letterario sia per l'ordine bibliografico, e sta lavorando a un altro volume, diciamo, di carattere un po' più divulgativo, che dovrebbe spiegare tutta una serie di cose importanti. Quindi lo saluto e lo ringrazio anche per tutto il lavoro che ha fatto e sta facendo. Diciamo, tante fonti parlano del fatto che si pensava che ci fossero, da tempi immemorabili, che ci fossero delle isole oltre l'Atlantico o comunque in mezzo all'Atlantico. Parlando in maniera più, diciamo, più concreta, è molto probabile che i portoghesi, che stavano svolgendo un'attività esplorativa lungo le coste africane sin dall'inizio del 400, nel corso dei loro viaggi, specialmente dei viaggi di ritorno dal Golfo di Guinea, è probabile che magari queste coste, queste isole, qualcuno avessero anche a distanza, o comunque, diciamo, magari a distanza, magari da lontano. Per cui, diciamo, era un'epoca in cui si pensava, si sapeva, si immaginava che ci fossero delle isole oltre Atlantico. Poi immaginare che ci fossero e raggiungere, questa è un'altra cosa. Quindi bisognava essere dei bravissimi navigatori, bisognava sapere appunto come andare, soprattutto come tornare, quindi compiere un viaggio di andata e ritorno che diventasse poi un modo regolare di navigare, che non fosse soltanto un estuario, che consentisse di sfruttare quel commercialmente questa rotta, che era quello che interessava, ed è quello che fece Colombo. Le sue grandi innovazioni furono la navigazione, diciamo, via Atlantico, un tipo di navigazione che, diciamo, uso un termine sbagliato, ma tanto per darvi un'idea, una navigazione stimata, con un inizio di controllo astronomico del percorso che veniva fatto. Sì. Le faccio una domanda. Sì. Lei mi ha spiegato, nella nostra breve chiacchierata telefonica che ha preceduto questa conferenza, che all'epoca, mi corregga se sbaglio, la navigazione avveniva sempre con la costa a vista, cioè si navigava in genere, o perlomeno era un punto di riferimento importante che aiutava quindi chi navigava ad orientarsi. E qua invece non è più possibile. No. E quindi come si fa a navigare? La navigazione costiera era una navigazione, tanto la navigazione dell'antichità era quasi tutta costiera. Nel Medioevo era prevalentemente costiera, fatta con le galere, sia per la guerra che per il commercio. I genovesi avevano, diciamo, sviluppato maggiormente la navigazione tra virgolette di lungo corso mediterraneo, che significava allontanarsi molto dalla costa, cercare di favorire la costa e allungare anche il percorso per poter navigare, diciamo, anche tra virgolette dei percorsi diretti.
una parte all'altra. Per cui avevano già sviluppato questo tipo di energia, grazie all'uso della bussola, ovviamente, che consentiva di, diciamo, di orientarsi anche solo con alcune controindicazioni, soprattutto per il fatto che la bussola era indicava il nord magnetico, non il nord geografico, siccome tra i due c'è una differenza, con la dimensione magnetica non indifferente a questa differenza, è chiaro che tendevano a, diciamo, le rotte non erano esattamente così precise. Tenendo presente un'altra cosa, che non sapendo del magnetismo terrestre, immaginavo che fosse la stella polare a indicare, a magnetizzare l'ago della bussola e quindi indicare il nord, quindi già c'erano queste teorie un po' strane. L'altra teoria è quella di tenere conto della distanza diciamo effettuata, della percorsa e della direzione seguita. La direzione la dava la bussola, tenendo presente che dava la direzione della prua, non della scia della nave, siccome le navi dell'epoca tendevano a sganciare molto, quindi a traslare lateralmente a causa della forza del vento, fare quella resa, era chiaro che bisognava tenere conto anche di questo aspetto. L'altro elemento era dato dal computo della velocità, con una velocità in attesa dell'invenzione del soffometro a marchetta verso la, diciamo, la fine del 500, veniva, diciamo, computato un po' ad occhio, però diciamo con un buon grado di approssimazione, perché è stato calcolato che riuscisse a calcolare la velocità dell'aeronave con una percentuale di errore tra il 10 e il 20%, quindi una percentuale di errore abbastanza indicato. Questo consentiva quarto di guardia per quarto di guardia, cioè ogni 4 ore, di sapere più o meno quale direzione sarà servita, naturalmente a seconda anche poi dei volteggi necessari di tutto questo, di sapere di quanto si era avanzati lungo il percorso che ci si era prefissati, e quindi poter, tra virgolette, avere più o meno un'idea di dove si trovava. Poi nel Mediterraneo questo non era tanto problematico, perché è pieno di isole naturalmente, quindi è anche facile abbastanza da percorrere, qualche costa si trova sempre, qualche punto di riferimento si trova sempre, è abbastanza lungo, però è abbastanza stretto, quindi questo non comportava un problema. I problemi nascevano dal legato all'Atlantico, che è molto più grande, bisogna navigare per latitudine, perché ci sono molti grandi latitudini tra una parte e l'altra dell'Atlantico, e soprattutto non ci sono punti di riferimento, se non saltuariamente utilizzare la stella polare a mezzanotte o il sole a mezzogiorno, naturalmente con le opportunità non definibili, per tenere conto della differente altezza del sole sull'orizzonte secondo il giorno dell'anno. Per cui la tecnica cominciava a maturare quella che gli spagnoli hanno chiamato la navigazione cielo scientifica, in cui si cominciava a tenere conto soprattutto per calcolare la longitudine sarebbe arrivata molto, molto tardi, forse nel 700, ma poco avanti, diciamo nel 700. Per cui non riuscivano a fare il punto largo, come noi intendiamo, cioè a calcolare i coordinati di latitudine e longitudine, però grazie a questa latitudine che collocavano altura, riuscivano più o meno a sapere se si trovavano all'altezza giusta per poter proseguire nel loro viaggio. Detta così sembra una cosa semplice, fatta una cosa che c'è in mezzo all'Atlantico, quindi il grado di certezza era molto elevato. Ecco, oggi è tutta un'altra storia, direi, vero che andare, cioè oggi non, insomma, la navigazione è una cosa molto più sicura, è una cosa molto praticata, il 90% del commercio si avviene via nave, la difficoltà sta credo nelle dimensioni delle navi, perché con il loro numero, quindi nel traffico, quindi nella manovrabilità in porto in particolare di queste cose gigantesche galleggianti. So che lei in particolare si occupa del tema della manovrabilità, su cui lavorate tanto, c'è tema, ecco, in che senso, cioè cosa fate, qual è il modo per rendere queste navi sempre più manovrabili e sempre più sicure e quindi ridurre al minimo, se possibile, il rischio di incidenti. Io mi presento un attimo, spero che si senta. Sono una ingegnere navale che lavora da 20 anni al CETERA, mi sono laureata qui a Genova nel 2004 e poi a gennaio dell'anno successivo, dopo aver terminato, diciamo, il percorso che prevede anche l'esame di Stato, insomma, professionalizzato, ho iniziato a lavorare per CETERA. E negli anni mi sono occupata di tante cose. Il nostro è un centro di ricerca e sviluppo che fa parte dei Fincantieri e noi ci occupiamo, diciamo, di seguire tutto quello che è l'iter di progettazione e anche di operazione delle navi.
l'operazione delle navi, quindi quando la nave è progettata, naturalmente messa in acqua deve avere certe prestazioni, non solo la velocità ma anche la manovrabilità. Ecco, diciamo, per tanti anni mi sono occupata di manovrabilità e negli ultimi, diciamo, 4-5 anni sono passata invece alla gestione dei progetti di ricerca, ma le due cose non sono legate, anzi questa esperienza che ho avuto nel tempo legata al simulatore di manovra del Cetena e anche alla consulenza che abbiamo fatto con i modelli matematici che spiegano e predicono la manovrabilità della nave. Insomma, scusi, il simulatore di manovra del Cetena, che cos'è? Cos'è? Abbiamo sentito, diciamo, idrografico della Marina che ci ha parlato della navigazione stimata, no? E dell'utilizzo dei primi strumenti di navigazione che tanto si rifacevano alle stelle, per esempio, o comunque all'aspetto più naturale che circonda la nave. A partire dal XIX secolo ci si è lasciati un pochino più, non alle spalle, ma diciamo ci si è lasciati anche guidare più dai modelli scientifici e non accanto naturalmente a quelli delle nozioni marinaresche, che continuano naturalmente a sussistere e ad essere considerate. Ma quando si passa al, diciamo, a unità, innanzitutto non sono state più governate a vela, ma hanno iniziato nel XIX secolo ad ospitare a bordo le grandi macchine a vapore, quindi la motorizzazione delle navi. A un certo punto si è posto il problema di come gestire la manovra della nave. Tutto questo, passando velocissimamente ai giorni nostri, si traduce in navi giganti, sia navi da crociera che navi mercantili, che fanno proprio quelle rotte oceaniche che sono state esplorate dal grande navigatore Cristoforo Colombo, e adesso si va chiaramente verso l'Atlantico, dal Pacifico verso l'Europa e così via, si fanno le rotte transoceaniche con navi gigantesche che specialmente quando entrano nei porti, questo è un problema molto sentito, qui noi la Cetena, tanto per ritornare, diciamo, a quello che si fa ancora, diciamo, con le simulazioni di manovra, si testa quello che altrimenti si potrebbe fare solamente con la nave vera in porto. Invece è possibile, grazie al progresso tecnologico e anche alla possibilità di avere migliorato sempre di più i modelli matematici all'interno dei simulatori, è possibile fare dei test e quindi verificare come una grande nave da crociera attracca in un porto che magari ha già, diciamo, i fondali per poter manovrare questa nave, diciamo sono più le navi magari mercantili vere e proprie che hanno bisogno di grandi fondali rispetto alle navi da crociera piuttosto che i traghetti, dunque questo, diciamo, fa parte un po' dell'aspetto caratteristico delle navi, ma l'importante è che la simulazione oggi, soprattutto nel campo portuale che stiamo descrivendo, ci consente di testare, vedere che cosa succede in completa sicurezza e anche addestrare che cosa non si contraria gli equipaggi e quello che si svolge sulla plancia. Quella nave è una entità molto complessa, è quasi una città, per certi versi, se pensiamo soprattutto alle navi da crociera, sono dei paesi che viaggiano con tantissimi impianti a bordo. Okay. E quindi, di fatto è un grande videogame, quindi un grande simulatore della nave, in una stanza, immagino, in cui voi riproducete questa nave che deve muoversi all'interno di un porto. Muovere, diciamo, arrivando, si può verificare quello che succede una volta che ci si trova nelle acque circostanti a un porto e si verifica tutto quello che succede, diciamo, da quando sale il pilota, ad esempio, a bordo in poi, quindi fino ad arrivare alla banchina, ormeggiare e verificare quanto, perché poi tutto si svolge in real time, diciamo, esistono vari tipi di simulatori. Negli anni si sono molto avanzati anche dal punto di vista dell'ambientazione circostante, perché è sempre più importante, diciamo, anche visualizzare quello che c'è fuori, quindi avvistare il porto, avere i punti di riferimento, entrare dentro, gestire le tempistiche con l'ausilio dei rimorchiatori. Ma tutto questo per essere realistico e passare da quello che è più l'aspetto che potrebbe essere anche ludico, sono serious games, sono giochi seri, diciamo, che si fanno,
è, diciamo, importante avere un modello matematico abbastanza complicato che si arricchisce sempre di più, che è diverso per il basso fondale, per le acque ristrette, per una, anche una via fluviale, ci sono degli altri modelli che tengono conto degli effetti, le correnti che esistono anche alle imbocature dei porti molto spesso, l'azione del vento che ci segue fino a quando la nave accosta a banchina e così via, sono tutte caratteristiche fisiche che devono essere integrate correttamente all'interno dei modelli per fare sì che ci sia un grado di fedeltà elevato che consenta di dare un risultato credibile, soprattutto creduto, mi viene da dire, dagli operatori che sono sempre coinvolti nelle nostre attività, partecipano, diciamo, a tutto quello che è il test e anche alla sua preparazione, condividendo con noi le condizioni da gestire, da verificare, e devono essere per primi loro convinti di quello che sta succedendo. Poi c'è anche l'aspetto di addestramento degli equipaggi, quindi non solo la parte mercantile, ma c'è anche la parte militare, che prevede anche ulteriori azioni che possono essere simulate, quale ad esempio l'ingresso con un barchino, c'è un'attività che aveva fatto già qualche anno fa il Cetena, diciamo, era la movimentazione di unità all'interno di una fregata delle FREM, quindi c'è l'aspetto militare, poi c'è la manutenzione che si può fare in certi locali all'interno della nave, tutto questo, diciamo, si avvale sia dalla parte matematica che di quella fisica, di quella di visione, che oggi è sempre di più non solo realtà virtuale ma anche realtà aumentata. Quindi avere una visione esterna per poter anche, diciamo, gestire dei comandi come se, diciamo, con un tablet in mano, quindi riprodurre l'impianto e vedere quello che succede. Una cosa che ho capito, queste simulazioni sono rivolte soprattutto agli equipaggi. Francesco, microfono. Voi fate queste simulazioni per gli equipaggi, come ha detto prima, quindi fate dei corsi rivolti a loro, o servono anche a voi, ai vostri tecnici, ai vostri ingegneri, per evitare errori o per correggere errori nella progettazione della nave? Diciamo che ci sono entrambi gli aspetti, quindi dal punto di vista del costruttore navale, quindi noi serviamo principalmente il gruppo Fincantieri, quello che è l'aspetto principale è progettare la nave per avere certe prestazioni manovriere. Le stazioni manovriere vengono misurate con ad esempio il cerchio, il diametro di evoluzione della nave, lo spazio di arresto della nave e il tempo in cui si arresterà. Altri comportamenti che vengono prescritti dalle normative, che devono essere verificati per la nave, perché la nave possa essere accettata alla consegna. E quindi questo è un aspetto che, diciamo, avviene dal punto di vista progettuale. Poi c'è l'aspetto di addestramento, perché, diciamo, una volta che i nostri modelli di nave sono tarati, che tra l'altro possono essere tarati al vero, perché poi le nostre navi vengono costruite e testate al vero, noi possiamo anche riprenderci questi risultati e avere maggiore, sempre più confidenza nell'offrire questi stessi modelli, ad esempio alla Accademia Mercantile, piuttosto che alla Marina Militare, con delle navi che sono state in qualche modo testate dal punto di vista del modello che viene offerto. Che vorrebbe, oggi si parla, vorrebbe aspirare ad essere un gemello digitale della nave. Noi sappiamo che, diciamo, oggi ci muoviamo in questo contesto che è molto altamente tecnologico e l'ingegneria si muove verso proprio la il digital twin cosiddetto, quindi tutta l'industria a seconda dei vari settori, nel nostro caso, diciamo, noi ci muoviamo verso quello che è il gemello digitale della nave, quindi la sua caratterizzazione in progettazione in tutti i suoi aspetti, compreso quello manovrero, deve aspirare ad essere ribaltato in qualcosa di digitale di cui si conosce praticamente tutto, diciamo, tutto quello che era stimato dovrebbe ormai diventare prevedibile dal punto di vista matematico. Grazie. Allora, torniamo al 1492, molto lontani da algoritmi e realtà virtuali. Lei prima ha detto che le navi tendevano a scarrocciare molto. Ho l'impressione, a giudicare dall'aspetto un po' a
diciamo, a forma di guscio di noce che anche le caravelle di Colombo tendessero a scarrocciare molto. Allora, questa cosa quanto complicava la navigazione e i calcoli che lei ci ha descritto prima per la roba? Mi complicava abbastanza perché, diciamo, tanto per farlo vedere qua, questa è una, con la riproduzione, una replica che ha destinato là alla Santa Maria, quindi la nave, non vero, la caravella. Però per darmi un'idea come era la nave dell'epoca, era una specie di guscio di noce, no, molto arrotondati, con delle grandi vele enormi, e questo naturalmente il vento laterale aveva un effetto traslatorio, cioè tendeva a spostare lateralmente. C'era anche l'effetto delle correnti, ma lo conoscevamo bene, secondo i quali sono diciamo. Per cui, diciamo, almeno Colombo stesso parla addirittura di uno scaloccio addirittura di 22 gradi e 3, quindi molto elevato. Quindi significava che devi tenere conto durante la navigazione di molti di questi parametri per poter capire dove il bambino è arrivato e di quanto devi correre la tua rotta per arrivare alla destinazione. Uso la termine rotta che è un termine inferiore, ma tanto per capire, diciamo, il percorso che si proponeva di seguire. Tenendo presente questo, no, che diciamo, all'epoca diciamo, lo strumento che veniva utilizzato principalmente per il controllo astronomico era il quadrante, qui vedete, riprodotto. Questo è un bellissimo quadrante che è conservato al Buccelli, del Museo Maritime Museum. E questa è una incisione che ha rappresentato lo mio che stava usando il quadrante. Si potrà guardare l'astro, in questo caso la stella polare, e poi qui si leggeva la sua carrellazione, quindi la sua cosiddetta altura su orizzonte. Tenendo però presente una cosa, quello che dice Pedro Núñez, che è stato un grande cosmografo portoghese del Cinquecento, è stato pilota mor della Casa d'India, pilota mor della carica. Era come se fosse il direttore dell'Istituto Geografico portoghese all'epoca, non esisteva l'Istituto Geografico. La Casa d'India era l'agenzia commerciale che si occupava di organizzare i viaggi annuali verso le Indie orientali e c'era bisogno della figura di questo pilota mor. Così come era stato creato in Spagna la Casa della Contrattazione, che era la stessa casa che doveva organizzare il commercio con le Indie occidentali, ed il primo era stato nominato a Berico Vespucci nel 1958, si chiama Piotr Maior, no? Dice, ancorché più si considerano gli italiani come marinai, lo sono solo per il loro mare d'Italia. Non sono marinai d'alto mare, ne navigano regolarmente nei contacoli, dato che essendo la loro navigazione corta, non hanno necessità di conoscenze né di riferirsi al sole, luna e stelle, né di usare altre regole di navigazione delle quali fanno uso, delle quali sono molto abili i marinai spagnoli e portoghesi e andalusi, con particolare primato per funzione su tutte le nazioni del mondo. Questa è la pars postuens, ma poi c'è la pars destruens, sempre dello stesso autore. Perché impieghiamo questi piloti, con il loro volto e l'occhio e i loro modi barbari? Non sanno nulla né sul sole, né sulla luna, né sulle stelle, né come queste si muovono, né sulla loro declinazione, come si levano e tramontano e su quale parte dell'orizzonte sono inclinati, né della latitudine o della longitudine dei vari luoghi del globo, né di astrolabi, quadranti, balestrini o d'orologio, né degli anni comuni o digestibili, degli equinozi o dei solstizi. Quindi, sì, è vero, spagnoli e portoghesi erano sicuramente portatori di una scienza rapida e innovativa, però non è che fossero così preparati, anche perché buona parte di loro era già tanto se sapevano fare di conto e leggere e scrivere, non di più. Per concludere, come dice Eugenio di Salazar, passeggero a bordo di una nave della carriera da India, la linea della direzione spagnola da verso Siviglia, andate con le Americhe, navigavo così con maestrale per altri 4 giorni, finché il pilota, che era l'ufficiale di rotta, e i marinai cominciarono a fiutare e a sentire la terra come gli asini l'erba. Allora bisogna vedere il pilota a fare il punto, prendere l'astrolabio, fischiare i marinai e prendere il nord, e infine dare 3 o 4 mila leghe da esso. A mezzogiorno poi spremi in mano l'astrolabio, alza gli occhi al sole, fai in modo che batta sul traguardo, non riesci e consulta il suo libro, infine butta là il suo basso giudizio all'uve di naso sull'altezza del sole. A volte gli sale tanto che sale 1000 gradi sopra la sua posizione, a volte invece è tanto radente che non bastano 1000 anni per arrivarvi. Ma soprattutto mi infastidiva il fatto che vogliono tenere segreto i passeggeri il punto o il grado che rilevano. E le righe che secondo loro il mascello ha navigato. Perché?
però quando capì il motivo, e cioè il sapere di non riuscire mai a fare calcoli precisi, mi calmai pensando che avevano ragione a non rendere pubblici gli errori della loro disorientata vita. Questo per dare un'idea del fatto che, perché si parla di, appunto, di nascita, della navigazione astronomica, eccetera, questa è una cosa ancora molto di là da venire. Diciamo che la bravura di Colombo è stata quella di riuscire a controllare con grande precisione e accuratezza il percorso con gli elementi del moto e anche con gli elementi effetti dagli astri. E questo gli ha consentito di arrivare a destinazione la prima volta, di tornare indietro e di arrivare a destinazione la seconda, la terza e la quarta volta. Qui vi faccio tanto vedere, vi do un'idea dei percorsi molto stilizzati, ovviamente che non corrispondono a quelli dei viaggi di Colombo. La cosa interessante è questa, che i percorsi da lui utilizzati sono stati poi utilizzati nei tre secoli successivi per la navigazione della libertà e verso la luce. Questo è molto importante per dire quanto questo suo navigare avesse raggiunto dei grandi risultati, soprattutto il viaggio di andata verso e il viaggio di ritorno salendo all'altezza delle Azzorre e poi migrando verso est, per arrivare in Europa. Questo è stato il suo grande apporto alla sua navigazione. Grazie. Allora, questa è stata la sfida vinta da voi. Penso che oggi la sfida da vincere nella navigazione sia più ancora per il tema della manovrabilità di cui ci ha parlato prima, il tema dell'inquinamento. È vero. Ci sono obiettivi piuttosto stringenti. L'Organizzazione Marittima Internazionale, che è l'Agenzia Marittima dell'ONU, ha fissato al 2050 la data entro cui bisogna azzerare le emissioni delle navi. È un obiettivo traguardabile o è un obiettivo eccessivamente ambizioso, un po' come quello per le auto elettriche nell'Unione Europea? È una bella domanda questa, per tanti aspetti. Sicuramente il settore del trasporto navale, che abbiamo detto essere rappresentare il 90% di ciò che viene trasportato avviene sulla nave, è un settore cosiddetto difficile da decarbonizzare. Esiste proprio un termine in inglese, diciamo, to abate, insieme anche al settore aeronautico. Entrambi questi grandi settori del trasporto si stanno attrezzando gioco forza, date anche le normative sempre più stringenti, porre in essere tutte quelle azioni, perché a questo punto non si può più perdere tempo, bisogna fare qualcosa per cambiare quello che è stato per tanti anni, moltissimi anni, il sistema di propulsione più utilizzato normalmente sulle navi. Motore diesel, una macchina praticamente perfetta, che diciamo l'unico difetto, oltre a quello dell'inquinamento, che sappiamo anche diciamo distribuito sulle automobili, anche quello del costo del combustibile. Un fattore molto importante che si lega a questa azione di decarbonizzazione. Quindi oggi tutto il settore si sta muovendo, ma bisogna trovare delle soluzioni che siano altrettanto praticabili, un po' come vediamo anche nel nostro caso, così come noi oggi siamo in grado comunque di poter viaggiare, rifornire le nostre auto e diciamo utilizzare il mezzo automobilistico, alla stessa maniera si deve riprodurre quello che avviene oggi con le motorizzazioni diciamo di tipo inquinante, con le nuove proposte. Nuove proposte ce ne sono tantissime, tutta l'industria si sta muovendo, anche Fincantieri chiaramente va naturalmente, sta lavorando per raggiungere questi obiettivi, Cetena di conseguenza è molto attivo, noi siamo un centro di ricerca, quindi cerchiamo di anche anticipare quelle che sono le tendenze, partecipiamo a progetti di ricerca che sono anche esplorativi da questo punto di vista. Le soluzioni sono tante, sono per i combustibili alternativi, l'idrogeno per esempio è un combustibile alternativo che promette grandi cose dal punto di vista per
il diciamo, volume che si porta a bordo e la potenza che deve essere erogata, così l'ammoniaca, così il metanolo, le celle a combustibile, ci sono tante opzioni, ci sono anche le batterie, ad esempio. L'utilizzo dell'eolico, quindi un ritorno non tanto delle navi a vela o non solo delle navi a vela, ma anche di strumenti, diciamo, impianti molto altamente tecnologici che sfruttano l'energia del vento. Quindi c'è tutto in mobilità, sì, con tanti casi dimostrativi, cioè ci sono già delle navi che comunque montano a bordo i primi impianti prototipali. Nel caso di Fincantieri, le navi da crociera, diciamo costruite in Italia, iniziano a montare motori dual fuel, quindi che utilizzano idrogeno, scusate, metano, GNL e combustibile tradizionale. Poi si andrà mano a mano, diciamo, in una roadmap che non so se possiamo trovare su computer, magari ve la faccio vedere anche per dare un attimo. Eccola qua. Vedete, diciamo, cioè, per fare tutti questi cambiamenti bisogna di fatto riprogettare la nave. E la nave è sempre stata progettata per ridurre le emissioni, per ridurre gli sprechi energetici, per ridurre comunque quello che è l'impatto della nave dentro l'acqua. Quindi già noi siamo partiti comunque da sempre da questa base. Non sono mai state navi sprecone, ecco, parlando, però ora c'è un ingrediente in più, cioè il poter ospitare a bordo questi nuovi tipi di motori. 2024 c'è la nave, diciamo, in consegna, che vi dicevo utilizzerà ancora motori a combustione interna, quindi si viene motori che conosciamo, però utilizzeranno dual fuel, quindi GNL più normale, diciamo, gasolio, e anche sistemi di air lubrication system, cioè dei sistemi che attraverso l'emissione di bolle sotto allo scafo diminuiranno l'attrito. Non sono sistemi questi ultimi, sistemi nuovi, nel senso che, come vi dicevo, l'abbattimento, ecco, dell'attrito, il cercare di aumentare l'efficienza, provare delle cose, qualcosa che si è sempre fatto, ma ora c'è anche l'aspetto più della motorizzazione. Ci sono tante tappe, prevediamo di utilizzare l'idrogeno principalmente e utilizzarlo con celle combustibile. Nel 2035 si vuole arrivare, vedete, la freccetta finisce però nel 2035, questo è il piano industriale, perché bisogna fare dei piani industriali, li fanno i costruttori navali, li fanno gli armatori, diciamo, dal loro punto di vista commerciale, ognuno fa, diciamo, tutti quanti dobbiamo concorrere a ottenere l'obiettivo. Vogliamo, diciamo, riuscire nel 2035 a anticipare il net zero, posto che diciamo, sia possibile utilizzare e avere a disposizione questi combustibili alternativi, avere a disposizione lungo le rotte delle navi l'elettrificazione dei porti. Quindi scusi, anticipare addirittura al 2035 l'obiettivo del 2050? Sì, però dal punto di vista della nave, ovvero l'obiettivo del 2050 è molto complesso, perché arrivare a net zero significa che qualsiasi cosa, quindi anche il combustibile che mettiamo a bordo, deve essere ad emissioni, essere stato prodotto ad emissioni nulle. Quindi questo ancora probabilmente non è troppo vicino al 2035 per poterci riuscire, ma se ci fermiamo a guardare quello che succederà sulla singola nave, questo succederà sulla nave, cioè, quindi una volta che, diciamo, i combustibili alternativi sono a bordo, saranno gestiti in maniera tale che non ci saranno emissioni di CO2. Quindi, tornando alla sua domanda, l'obiettivo è raggiungibile, è molto ambizioso, però diciamo, ci sono tanti sforzi attualmente in atto e ci si dovrà in qualche modo arrivare. Tutte le diverse soluzioni che lei ha citato, idrogeno, batteria, ammoniaca, eolico, danno un po' la sensazione che siamo ancora in una fase sperimentale, un test di queste varie possibilità, oppure sì, è vero, ma voi avete già idea, in base alle vostre ricerche, di quale sarà la tecnologia dominante? Ma allora, non so se è un purtroppo o un per fortuna, cioè, saremo in una
nuova era tecnologica che non darà un'unica soluzione per tutto come è stato nel passato. E questo, diciamo, caratterizzerà i vari tipi di navi. Quindi, diciamo, se costruisco una nave da crociera potrò orientarmi su certi combustibili, se faccio un traghetto che fa delle rotte, diciamo, costiere piuttosto che da porto a porto, potrò avere altri tipi di soluzioni, ad esempio le batterie e così via. Diciamo, le grandi rotte oceaniche potranno, come già succede su alcuni unità non proprio sperimentali, perché in realtà sono già consegnate, certificate e tutto, però usano l'eolico, perché a un certo punto la nave, se si trova in mare aperto, lontano da qualsiasi ostacolo, eccetera, può viaggiare soltanto questi rotori che utilizzano l'energia eolica. Quindi ognuno troverà un po' la sua strada. Quello che è importante nel momento in cui si mettono in gioco nuovi combustibili è trovarli nei porti, perché questo è un po' la grande, o anche l'elettrificazione, bellissima, però questo sforzo è uno sforzo collettivo che fa l'industria da una parte, gli energy provider, cioè quindi quelli che producono i vari combustibili, dovranno essere disponibili, utilizzabili a emissioni zero. Questo non avverrà un giorno, ci vorranno anni, però la strada è quella, insomma, non si torna indietro. Ok, anche noi abbiamo bisogno di elettrificare il consumo della strada che va fatta, perché anche il nostro porto, noi abbiamo un problema. Che abita, come voi sapete, sì, tutta la spianata di navi davanti, è un problema che abbiamo i gas combustione che sono vengono rapidamente. Quindi l'elettrificazione delle macchine è una delle cose fondamentali, perché almeno nei porti migliore di lavoro, almeno nei porti, poi che sento male, però è un'operazione che da adesso sembra che sia ancora realizzata, ma è stato promesso che nel 2023 saremmo stati elettrificati, ma quando siamo sì, con il 2024 non è ancora venuto. Secondo me è una delle cose su cui, soprattutto un porto come Genova, che è una città porto, quindi non è un porto separato, così. Barcellona ha un altro porto, ha fatto un altro porto per andare in porto container, è un altro porto separato, quindi il centro storico della città vive su un bacino pulito, per virgolette. Noi invece siamo adesso arriveranno, se arriveranno i navi da 24.000 container che sbarcheranno sui ponti che verranno tombati a Sette d'Arena, non so dove. A parte gli autocani che usciranno, quindi quel progetto che passeranno, ma poi queste navi qua sono navi enormi, quindi quando arriveranno si faranno. Quando ce ne saranno tre ormeggiati tutti in fila di sparate, sono 70.000 container di cui forse un 20% andrà via a Ferrovia, ma tutto il resto andrà via a carro, quindi anche quello sarà un problema di questo. Cioè il gigantismo navale è una cosa bella per ridurre i costi, no, però poi. Un po' più complicato per una città come la città medievale, poi rifatta un po' dall'Ottocento, però la città medievale, questo è il discorso, è data così e gli altri hanno fatto fuori i porti, a Rotterdam hanno immerso una regione portuale fuori dalla città, cioè tutti hanno spostato fuori, da lì sono ancora il porto storico che viene di navi del Corsia, cioè sono soltanto la parte dal Molo Vecchio e quella parte dal Ponte Spino che è stata trasformata spazio ludico, il resto è ancora perfettamente attivo, cioè arrivano dei mastodonti, cioè se pensate che la stazione marittima di Ponte di Mille è stata costruita per il Rex e il Ponte di Savoia, che erano rimasti 50.000 tonnellate in stazza Borra, adesso ce ne vanno 100.000 tonnellate, infatti come vedete sono impressionanti, cioè sembra di stare, sembra, chi lavora nel nostro ufficio di didattica, che abbiamo uno store lì, dice quando si avvicinano di queste navi di loveggiare, la struttura così. Loro sentono il terremoto, quindi per quello bisogna trovare un equilibrio considerato quello che sono le strutture esistenti, perché questo è il problema. Sì, poi non possiamo sapere, tutto può succedere, intendo dire, cioè quando poi ci saranno questi anche combustibili da gestire, bisognerà anche vedere dove posizionarli, rimarrà tutto così come lo vediamo adesso, cambierà. Lo scopriremo, quanto sarà. Certo, anche gli stalli per le macchine elettriche dovrebbero essere molti di più, sono pochi. Quindi se è tanto dilatato, quando arriveremo alla certificazione. Cioè è una cosa, io ho girato anche qua, ho visitato anche in Corea, in Cina, i porti sono qualcosa, noi non abbiamo idea, cioè nel senso a Singapore noi avremo
probabilmente tre apposti di lungo il bacino di Sant'Eda Regina, forse, se ce la fanno fra tre apposti per navi da 24.000 potere al luna. A Singapore stanno creando un porto offshore, 36 apposti per navi. Questo per dire, no? Le dimensioni di questa Singapore, perché è il transito, è il porto principale, il punto di transito principale del mondo in questo momento. Quindi per darvi l'idea dei numeri che sono. Il nostro è la nostra città, è questa città di Milano. Facciamo le feste medievali, il nostro è l'impero medievale genovese, queste cose qua, questa è proprio la nostra città, quindi forse bisogna stare un po' a capire come equilibrare cosa come sì. Allora io su questo o altro lascerei un po' di spazio alle domande del pubblico, se ce ne sono. Prego. Io avevo sentito che anche molto sviluppata la tecnologia nucleare, soprattutto per queste grandi navi porta container, quindi in futuro dovrebbe esserci anche quello. Vero. Il nucleare che ad oggi è diffuso solo in campo militare, non in Italia, ma in altre marine, marine americana, ma anche in Francia, ad esempio, guardando l'Europa, esistono i grandi sottomarini francesi, inglesi naturalmente, tedeschi, nel senso marina tedesca comunque non ne ha, però diciamo c'è stata questa, comunanza di interesse con la Germania nei vecchi U212 che oggi sono all'interno dei nuovi sottomarini con le fuel cell. Comunque insomma noi in Italia ancora il nucleare non guardiamo, all'estero sì. C'è stata questa notizia nella grande porta container che dovrebbe montare i nuovi reattori di quarta generazione, non se ne sa molto. Però si sa una cosa, se pensiamo al costo del combustibile che gli armatori di navi portacontainer, ad esempio, devono sostenere con le variazioni del costo che normalmente ci sono, questo vale per tutte le navi, ma pensiamo diciamo chi fa parte dell'oceano continuamente, insomma ha un'incidenza anche un po' diversa. E beh, quel costo lì è un diciamo capex che si fa una volta e teoricamente potrebbe durare per 25-30 anni. Quindi diciamo c'è un aspetto un po' economico, commerciale, che ha una sua attrattività, soprattutto in certi settori. Dall'altra parte c'è la gestione del nucleare, che è molto delicata. Guardando però le emissioni, non c'è. Nel momento in cui l'impianto funziona, non ha problemi, è un impianto che non emette, non inquina. Quindi, insomma. La tecnologia del nucleare applicata alla militare va avanti ormai da più di 50-60 anni, perché gli americani hanno cominciato nel dopoguerra, quindi adesso perché gli americani credo sono riusciti a funzionare bene, come hanno avuto. C'è stato un periodo che l'Italia era anche all'avanguardia, nel senso quando è stato costruito proprio qui a Sestina, la Leonardo da Vinci, avevano che negli anni 60 avevano ipotizzato che il suo apparato motore potesse essere sostituito con un apparato motore nucleare, quindi era un apparato motore a turbine, però avevano realizzato i motori in modo tale che eventualmente nel caso l'Italia avesse sviluppato questo si potesse essere sostituito, perché era la nave all'epoca andava a mirare con la flotta mercantile italiana e passeggeri, quindi sarebbe stata comunque un biglietto di visita importante anche per l'Italia. Poi nell'87 sappiamo le cose non sono andate con il referendum, quindi noi abbiamo rinunciato, secondo me sbagliato, no? Abbiamo rinunciato completamente all'energia nucleare, invece nel mix energetico dovrebbe essere una di quelle utilizzate, nel mix, non soltanto quella, però. Mi sembra, adesso ricordo, anche un report recentemente, per altri motivi, diciamo che appunto parlava del mix energetico, dell'Oil Register. E se non ricordo male c'è la previsione comunque che il nucleare sia rappresenti nel 2050 il 6%, che non è pochissimo, quindi nelle previsioni questo punto
Scientemente hanno cercato una trasmissione, mi pare, che io qui si diceva, cioè, parlava un giornalista italiano, in Luca Bertani, cioè le tesi che non abbiamo scritto quest'anno, l'ultima centrale da poco, no? Ci credranno, vedi che si può fare, no? Si possono spingere, si creano competitivi posti, carbone, massa, petrolio, eccetera, sì. Omette però una cosa che gli inglesi hanno nucleare. Quindi possono tranquillamente spegnere le centrali a carbone, a carbone combustibile, a gas, e a qualunque cosa che non danno nucleare. Questo è nel mix, hanno la possibilità. Noi ce la siamo preclusa, a noi è costato 300 miliardi di euro all'anno di bollette energetiche di tutto il mercato. Non è che non costi, non avere l'energia e averla ad alto costo non è che non costi, perché questo poi è la visione che si la paga, non dico il doppio, ma insomma, poco ci manca rispetto all'estero, poi chiaro che vanno investiti. O fare un po' torchio nei lavoratori cercando di tenere cosa succede, bassi gli stipendi, così almeno uno dei fattori di produzione viene cambiato, oppure porta all'estero la produzione. Quindi questo è uno dei punti della deindustrializzazione italiana, purtroppo. Posso fare una domanda io? Certo. Intanto volevo fare una premessa che questo evento è stato organizzato dalla Fondazione Casa America per il Centro Studi Colombiano. Non vi sto a raccontare cos'è il Centro Studi, perché chi un po' frequenta i nostri eventi lo sa già. Ed è una proposta che abbiamo avanzato al Festival della Scienza, correva il mese di febbraio di quest'anno, ed è stata accettata nella sezione extra del Festival della Scienza. Mi sembra che fosse una cosa che dovessi ricordare io. La domanda è questa: abbiamo intitolato questo evento Scoprire Navigando. Abbiamo capito dalle risposte dell'ingegnere Notaro, non architetto navale, ma ingegnere navale. L'inglese si dice architetto navale. Ah, sì. Rimane con la propria bocca. Vabbè, Chiara Notaro, abbiamo capito insomma le frontiere della ricerca che riguardano le navi. Però una domanda che ci siamo posti è: che cosa significa scoprire navigando al giorno d'oggi, che praticamente tutte le terre emerse sono viste anche dai satelliti? Ecco, volevo chiedere casualmente al dottor Caterino che cosa vuol dire, cosa può significare scoprire navigando al giorno d'oggi. È quello che fa anche, a cui contribuisce anche l'Istituto Grafico della Marina. Noi conosciamo, qualche anno fa era il 15%, adesso siamo arrivati al 20% dei fondali mondiali. Abbiamo mappato, quindi conosciamo il significato che abbiamo rilevato, mappato il 20% dei fondali. Ci manca il 20%. Diciamo, l'idea di arrivare entro il 2030 ad aver completato la mappatura, siamo un po' ottimisti per quello che siamo ancora. Pochi anni, però, tuttavia, lavorando si potrebbe anche fare. È un progetto, un grande progetto internazionale che vuole fare in modo che vengano conosciuti i fondali di tutti gli oceani e tutti i mari del mondo. Ci sono mari che sono abbastanza ben, ovviamente il Mediterraneo, e altri mari che sono abbastanza ben regolati, mappati, altri interi acque oceaniche che sono completamente sconosciute. In ambito civile, perché poi in ambito militare chi utilizza i sottomarini d'attacco, i sottomarini lanciabilissimi, questi sfondari conosce molto bene, ovviamente sono tutte cose segrete, vengono utilizzati, se vi ricordate la caccia autogrosso, il film che abbiamo visto, sono due cose che vengono utilizzate normalmente da russi americani e presto anche da altri, per cui insomma, diciamo, ufficialmente il livello di conoscenza è del 20%, probabilmente siamo un po' più avanti. Resta il fatto che questo ci consente intanto di conoscere la struttura del fondale marino anche a scopi di sicurezza della navigazione quando si parla di acque, diciamo, costiere, eccetera, e evidentemente anche con l'assolutamente di possibili risorse, questo. Oppure per effettuare, per esempio, di via, cioè via di coltivare certi tipi di piante sul fondo del mare. Il restauro dei fondali. Restauro dei fondali, anche mappare la presenza della Posidonia e cercare di mettere o rimettere a posto certe cose, anche perché purtroppo l'inquinamento, soprattutto l'inquinamento del carburante, l'inquinamento da plastiche, sta avanzando rapidissimamente. Cioè, la pesca stessa. La pesca stessa, anche un po' di controllo in più c'è oggi nel controllo della pesca, nel senso che ci sono attività nazionali,
vengono leggermente più rispettati, parlo anche della caccia ai cetacei, per esempio, queste cose qua, un po' di più vengono rispettati rispetto a prima. Però è anche vero che ci sono zone che sono state troppo sfruttate, tipo il Mediterraneo, non riusciamo più a, o altre zone. Per cui anche in questo caso bisogna imparare a gestire in maniera un po' più equilibrata le risorse. Oggi siamo in grado con la nostra tecnologia, con il nostro, siamo 8 miliardi, quindi diciamo, se tutti vogliamo consumare a dismisura quanto gli americani, non basta un pianeta, ce ne vogliono 3 pianeti per poterci ospitare tutti con lo stesso. Quindi dobbiamo trovare un equilibrio, una capacità di gestione delle risorse. Questo studio dei fondali serve anche a questo. È un modo per scoprire, è una scoperta di un mondo che ancora è sconosciuto. No? Cioè, ogni tanto viene trovata una creatura marina negli abissi, addirittura sconosciuta, quindi è una cosa interessante. Poi si possono trovare dei tesori, dei fondali, per esempio, visto, c'è un baleo di San José che dovrebbero le acque colombiane, cercano di recuperarlo, dovrebbe valere circa 20 miliardi di euro, una legge finanziaria, che se lo porta a casa quel tesoro. Così. Per cui va, si parte scherza, parte sui tesori, sui fondali. Però è interessante proprio perché consente, è una parte, anzi la parte maggioritaria del nostro mondo che è ancora virtualmente sconosciuta. Noi abbiamo scoperto le terre, quasi tutte sono, ci pare, qualche pezzo, ma siamo abbastanza lì. I mari, appunto, ne abbiamo veramente un po'. Scusi, capito bene, ha detto che avete mappato il 20%. Più o meno a livello mondiale, circa il 20%. Circa il 20% è mappato. Tanto è quello da fare, e sarebbe da fare entro il 2030. Diciamo difficile, però. No, dipende anche dal grado di condivisione che c'è. Allora, in questo momento, come potete ben immaginare, anche se a livello di organizzazione idrografica internazionale la collaborazione funziona abbastanza, diciamo che nella polarizzazione politica internazionale che c'è in questo momento non è così facile attivare collaborazioni, proseguire collaborazioni di questo. Polarizzazione in particolare tra l'Unione Europea e... Ma tra l'Unione Europea, Cina, Stati Uniti e tutto il resto, perché è chiaro che è nato un cambiamento epocale, l'era di Vasco da Gama, quindi il dominio occidentale è finito, anche nella cultura indigena americana, gli equilibri si stanno riscrivendo, quindi visto recentemente le cose di BRICS a Kazan, Cina, India, Brasile, insieme alle vecchie potenze, come Russia, Stati Uniti, eccetera, stanno avanzando a grandi passi. La marina militare cinese ha superato quella americana come numero di unità, non di poco, non ancora come tonnellaggio, però la marina americana ha difficoltà a tenere il ritmo delle costruzioni perché i cinesi mettono in cantiere 10 navi due volte, gli americani addirittura con 2-5, quindi fanno guardare. Poi non è detto che queste navi siano tecnologicamente così avanzate, però non sono gap così riparati come si può immaginare. Quel gap si sta rapidamente colmando, fino a qualche anno fa erano di 20 anni, poi comincia a diventare di 10, adesso poi sono diventati 5, quindi si stanno avvicinando. Per cui sul mare si gioca gran parte del futuro del nostro pianeta, perché anche dal punto di vista strategico militare, quindi lo dico in senso come buttarlo, il mare in questo momento è stato scoperto da tutti, diciamo un buon per i cantieri che hanno tante navi da fare, lo dico per il futuro, invece lavora anche mio figlio, quindi a cantieri di Sesti, quindi speriamo navi mercantili, io spero sempre navi passeggeri, navi mercantili, ma interi paesi stanno sviluppando flotte enormi, quindi le nostre saranno soltanto delle briciole nel futuro. Quindi. Ok, una domanda. Senta signora, il pescaggio, delle super porta con no, io sento. Il pescaggio delle super porta container è molto elevato e per quale motivo se è tale? E vorrei sapere perché non è nel caso che fosse elevato e servisse solo, mettiamo, per l'altezza metacentrica, perché non può essere ridotto come quello delle
delle grandi navi, dei passeggeri moderne. E questo perché favorirebbe i porti del nord, perché invece di dragare il porto riducono la chiglia, l'altezza della chiglia delle portacontene. Non so se la domanda è chiara. È una domanda interessante, ecco, non avevo mai pensato, diciamo, a questo aspetto che poi potrebbe favorire oggi sicuramente i 18, 19, 20 metri, ecco, delle mega porta container da 24 piante dell'arte. Sicuramente la considerazione che ha fatto sulla piazzamenta centrica è corretta, nel senso che abbiamo diverse tonnellate, centinaia di migliaia di tonnellate che vengono trasportate, chiaramente la parte immersa fornisce una spinta, parliamo di navi di 325 metri, ecco, indubbiamente c'è una ragione ingegneristica. Non so quanto si possa giocare sul modificare, ecco, quelli che sono gli apporti dimensionali di questa unità, per poterci avvantaggiare laddove noi nelle nostre acque mediterranee non abbiamo la disponibilità di questi fondali. Non so se vi ricordate la Via della Seta di cui si parlava prima del Covid, ecco che per esempio il porto di Trieste si stava attrezzando e si sarà comunque penso attrezzando, io avevo partecipato a delle simulazioni portuali con l'autorità di sistema portuale di Trieste per verificare questi 18-18 metri e mezzo presso una banchina nel porto di Trieste, diciamo dalla parte del confine, e diciamo che per come il gigantismo navale si è sviluppato, e parliamo soprattutto delle navi portacontainer e mercantili, le nostre acque portuali sono state più penalizzate. Perché appunto i nostri porti non sono, come ci diceva il comandante, non sono fuori dalle città, e dragare, quando tu possa dragare troverai certi limiti. E poi sì, vabbè, è vero che i porti del nord credo che siano anche porti fluviali in tutti i casi, quindi si sabbieranno eccetera eccetera, però di fatto noi stando così le cose abbiamo una posizione che da un lato ci favorisce moltissimo perché siamo comunque, continuiamo ad essere al centro dell'Europa, e se vogliamo possiamo anche pensarci, magari non al centro del mondo, comunque al centro dei commerci, ci siamo, in Italia continuano a avere la sua posizione geografica. Però, diciamo, dobbiamo un po' capire cosa ci porterà questo nuovo appunto posizionamento, anche tutto un momento molto 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 complesso. Non possiamo sapere neanche se il gigantismo navale potrebbe anche avere un'inversione di tendenza, non lo possiamo sapere. Certo, queste notizie di reattori nucleari, di reattori messi sulla nave portacontainer cinese, mi ricordo adesso quando ipotizzavano di consegnarlo, ma in questi prossimi 2 anni, cioè questo ci, un po' ci preoccupa perché ci fa pensare che le navi continueranno, potrebbero continuare ad essere così. E noi continuare ad essere sempre più spaventati. Senta, la propulsione nucleare mercantile sì. Ha il problema delle ZE, perché una nazione può dire la propulsione nucleare nella mia ZE non può entrare, mentre con le navi militari no, questo si riuscirebbe a ottenere. Per quelle mercantili allo stato attuale della propulsione è una cosa che potrebbe succedere. Sì, è una cosa che potrebbe succedere. Non abbiamo elementi adesso per capire che direzione si andrà. Certo, siamo influenzati sempre di più da quello che succede attorno a noi. Questa è una considerazione che dovremo sempre più non sono tantissimi i paesi che hanno annunciato nucleare, siamo così, anche i paesi costieri, i paesi rigassi, siamo così. Per noi in Italia sono di pochi che abbia volutamente annunciato, essendo un paese
considerato delle grandi fonti di energia atomica, uno dei pochi paesi che hanno annunciato per legge a fare delle centrali nucleari, comunque cosa mancare. Non credo, perché se non sbaglio, lo dico perché mio padre lavorava alla IRA, quindi conosco abbastanza l'IRA, il settore nucleare, la sala nucleare italiana, la storia avanzata, italiana, il palazzo, vuole alla IRA, sta troppo da tutto qua, e poi il palazzo Candiano. Però io credo, almeno studiando qualcosa, pochi paesi si sono tagliati come il nostro, perché magari non hanno investito tantissimo, ancora cercano se possono evitare di investire troppo, ma non hanno per legge stabilito per referendum che non si dovesse guardare. Quindi noi siamo in una posizione, in un momento in cui appunto ci sono queste tecnologie che cambiano vorticosamente, e in cui non siamo tra l'altro più neanche leader, perché questo è, questo è un altro problema, che non siamo più all'avanguardia in queste cose, non dico che siamo all'avanguardia, però siamo alla pari con altri, quindi se va bene. Per cui il fatto di aver scelto volutamente, secondo me è stata una grande intuizione. Ecco, questo potrebbe essere l'argomento di un'altra discussione, certo, sul nucleare. Francesco, vuoi dire qualcosa in conclusione? Direi di no, ho visto una mano alzata, per esempio, di una domanda. Sì, grazie. Beh, la mia domanda è la rivolgo alla comandante, perché probabilmente ne sa più di tutti. Sono civile, non sono militare. Sì, sì, capitano lo si chiama. Grazie. Quando... Quindi non lo so quasi. Avendo evocato questo fenomeno del gigantismo nel trasporto marittimo e appunto queste nuove portacontainer e colossali e così via, e chiaramente si sviluppa un dibattito, una discussione, una riflessione, però la riflessione che magari esula anche da questo ambito, più importante mi sembra quella sulle ragioni che portano a questo dimensionamento, a questo gigantismo, a questa ricerca dell'economia attraverso l'utilizzo di scafi più grossi, più capienti, eccetera, eccetera. Allora io mi chiedo questo, logisticamente parlando, arriva un portacontainer con 24.000 box da 40 piedi? 24.000 da 20, allora sono 12.000, sono 24.000 tempo, diciamo. Sì, tempo, esatto. Allora, cosa fa questa portacontainer? Li scarica e riparte in zavorra? Oppure, è veramente necessario, e anche qua andiamo forse un po' fuori tema, che noi ci si ritrovi a dover importare le quantità tali di prodotti che fino a qualche decennio fa producevamo noi, senza bisogno di importarli, quindi di navi giganti, eccetera, eccetera, sapendo che poi i volumi che può avere l'Europa di esportazione verso i paesi del sud-est asiatico e così via, non sono comparabili in termini di, magari di valore lo possono essere, ma in termini di volume senz'altro no. Quindi mi sembra un traffico a senso unico. Come ripartono queste portacontainer? Ripartono vuote, in zavorra, caricano qualcosa? È un traffico che anche nell'economia della logistica mi sembra che abbia poco senso. L'unico senso è quello del costo bassissimo delle merci che si possono importare, che va di concerto con la qualità che è ugualmente bassissima, e quindi mi chiedo, è veramente conveniente per l'Europa di perseguire questo tipo di strategia accogliendo enormi navi che trasporteranno sempre più merci di cui non ce ne facciamo niente alla fine dei conti? Perché si tratta di manufatti di poco valore aggiunto, tecnologicamente molto. Quindi vi chiedevo questo, è il momento di parlarne in questo ambito, ci vuole dire qualcosa a questo soggetto, rispetto a questo? Ma guardi, il punto è questo, sta cambiando la tipologia di merci che vengono trasportate da questa porta container, nel senso che la Cina si è posta all'obiettivo per il 2049, che saranno i 100 anni della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, di essere il paese più avanzato al mondo. Per cui, diciamo, quello che fino adesso sono state importazioni di prodotti a basso costo sta gradualmente cambiando.
prima o poi dovremo aprire, grazie o non grazie, dovremo aprire i nostri porti, i nostri mercati a delle macchine elettriche cinesi, perché noi non siamo in grado di pagare 60 miliardi di automobili, la maggior parte no. Se vogliamo elettrificare, vogliamo comprare 30 miliardi euro, che non sono già pochi. Tengo presente questo, se, tanto per fare un esempio, se uno va a visitare EICMA che in questi giorni, EICMA è la fiera più grande fiera italiana del motociclo, che è la fiera di Milano, Milano Roma. Se lei va su, vede tutti i grandi marchi italiani, no? Ducati, Aprilia, Guzzi, ma che bello, dice, per me in Italia, ragazzi, qui siamo forti, queste moto vincono, no? Se va nel settore, dunque ci sono tre padiglioni lì, il quarto padiglione è quello sulla componentistica. Non c'è un'azienda italiana a parte la Brembo, tutte sono aziende cinesi. Ciò vuol dire che i nostri motocicli sono degli assemblaggi. Questo è. Con un livello qualitativo diverso a seconda di quello che uno paga, però questo è. Cioè i nostri motocicli, quello che circola sulle nostre strade, e questo piano piano sta avvenendo anche nel campo degli automobili. Perché non è che li producono soltanto in Polonia. Polonia assembla a tanta parte automobilistica e della Cina. Per cui non è soltanto una valanga diverse di scarsa qualità e a basso costo, comincia ad arrivare dei prodotti, tanto sono prodotti intermedi che sono fondamentali per la produzione che anche nostra. È una scelta che quando nel 2001 si è scelto di far entrare la Cina nel sistema del World Trade Organization, l'Organizzazione di Commercio Mondiale, che non si poteva fare diversamente naturalmente, però senza mettere delle regole precise e senza farle rispettare, perché conveniva a tanti, diciamo, multinazionali il fatto di poter produrre a costi cinesi e vendere a prezzi europei o a prezzi americani, no? È convenuto perché i profitti sono schizzati alle stelle, no? Cioè, non è che qualcuno ci abbia, tutti ci hanno detto che ci sono guadagnati. Però poi la rovescia della medaglia è che le produzioni si sono piano piano trasferite là. E adesso non è venuta cura perché i cinesi non sono. Io conosco bene la Cina perché ci lavoro da tanti anni, conosco loro, ci collaborano con due stati credo su queste cose. E non so, il popolo cinese, che è un popolo antico e furbo e sveglio, non è un popolo. Cioè, è un popolo che apprende, impara, copia, però poi rielabora e poi migliora, porta avanti. Io sono andato in Cina due volte nel 94, sembrava di andare nell'Italia degli anni 50 per come era strutturata. Però vedevo nei loro occhi, questi giovani che conoscevo, che erano miei coetanei, erano più giovani, erano più vecchi, vedevo il fuoco vivo di chi vuole andare avanti nei loro occhi. Cioè, non c'erano fatti in 30 anni, hanno cambiato il mondo, no? Ma è successo su un paese così gigantesco raggiunge il suo livello di sviluppo tale, no? Oggi è la più grande potenza economica del mondo, a parità di valore ha superato completamente gli Stati Uniti. Però noi abbiamo saputo, diciamo, trovare, noi abbiamo avuto sempre nel confronto di Cina gli alti e bassi, no? Lo dico l'Italia, ma ce l'ha tutta l'Europa, come, no? Gli alti e bassi continui, no? Sì, siamo amici, facciamo così, sì, no, non basta, via, chiudiamo, poi siamo amici, poi chiudiamo, no? Se c'è una cosa che loro invece apprezzano è la continuità del tempo. Loro le chiamano Wangxi, le relazioni, no? Se tu mantieni le relazioni nel corso del tempo diventi un interlocutore credibile. Fate poi trovarti posizionati nella maniera giusta. Però quello che non puoi fare è non avere relazioni. Ecco, questo è il punto fondamentale, no? Quando, faccio un esempio, no? L'Italia ha deciso di non rinnovare l'accordo sulla via della seta, la Belt and Road Initiative, l'adesione che era stata fatta dal governo Conte. È una scelta politica, una scelta legittima, per carità. Quindi uno cambia il governo, può cambiare la politica. Quello che non puoi fare è rimanere nel limbo per mesi interi come è stato fatto. Perché noi abbiamo sempre bisogno del cosiddetto Washington Consensus, ma adesso abbiamo bisogno anche del Beijing Consensus. Cioè non è più, il mondo non è più unipolare, come minimo è bipolare, se non triquadripolare. Per cui non possiamo far finta che non esista, ok? Se Washington è una meta
di prima grandezza doveva andare gli ambasciatori più preparati, più bravi. Pechino è di altrettanto prima grandezza. Se capiamo questo, riusciamo a trovare una strada. Se non capiamo questo, purtroppo noi abbiamo pagato un po' l'insipienza di tutta la nostra classe dirigente in generale, dopo Tangentopoli che ha fatto fuori la classe dirigente con tutti i suoi limiti, i suoi difetti, le sue, diciamo, tutto quello che di tremenda commesso. Però ci siamo privati di una classe dirigente di persone che sapeva il fatto suo, appunto. C'era gente che sapeva, conosceva la materia. Aveva avuto sperimentazione, prima con, diciamo, con Berlusconi e Forza Italia, poi abbiamo avuto sperimentazione con quelli degli PC che sono diventati PDS, PD, e tutto quello che sono diventati. Poi abbiamo avuto sperimentazione tra gli, poi abbiamo avuto sperimentazione con i 5 Stelle, poi adesso abbiamo avuto sperimentazione con Fratelli d'Italia, la prossima volta vedremo. Tutte queste sperimentazioni, nel corso di 30 anni, hanno fatto sì che arrivasse al potere della gente qualche volta preparata, qualche volta no. Trattando con queste persone, con i grandi cinesi, che sono tutti molto preparati, quelli che arrivano a un certo livello, nel governo cinese sono tutti almeno un dottorato di ricerca, se non qualcosa di più, in mezzo del governo. Non che il dottorato di ricerca significhi una cosa, però significa che tutte persone che hanno comunque studiato qualche cosa, no? E questo significa capire che loro hanno un approccio che noi dobbiamo cercare di... Non siamo più, diciamo, noi molto più avanti rispetto a loro, molte cose sono più avanti loro rispetto a noi. Quindi alcune cose dobbiamo cercare di imparare. Quello che non possiamo fare è ignorarli, questa è la cosa fondamentale. Perché ignorare significa tagliarsi fuori da tutto. E avevamo provato a vedere se la grande industria, la Dongfeng, veniva a mettere una fabbrica di automobili in Italia. Diciamo, gli ultimi sviluppi internazionali con i dazi, eccetera, fa sì che la Cina abbia ritirato questa possibilità. Noi abbiamo bisogno di investimenti, abbiamo bisogno anche di qualcuno che ci aiuti a sviluppare nuove tecnologie, perché noi in alcuni settori siamo abbastanza avanti, in altri siamo abbastanza lineati, in altri siamo dietro, e loro sono più avanti di noi in molti settori. Chi ha avuto occasione di visitare delle fabbriche cinesi in questo momento se ne rende conto. Ci sono dei settori in cui noi siamo 20 anni indietro rispetto a loro, proprio nel lavoro. Quello che non possiamo fare è appunto ignorare. Ecco, questa è la cosa fondamentale. La vecchia Italia, la Italia della Prima Repubblica, sapeva con tutti i suoi limiti, piccolo paese, sapeva dialogare con tutti. Dialogava con tutti, nessuno escluso. Anche in un momento in cui, diciamo, eravamo allineatissimi, con la NATO, senza se e senza ma, come si dice oggi, però dialogavamo con la Cina, dialogavamo con la Russia, dialogavamo con i palestinesi, dialogavamo con l'Iran. Questa capacità di dialogo l'abbiamo un po' persa. Stiamo attenti perché un paese come il nostro, che deve comunque avere rapporti buoni con tutti, deve esportare tanto, se vuole appunto compensare un po', stiamo attenti che, diciamo, chiuderci troppe porte, almeno ci porti a dover, no? Qui siamo 60 milioni, quindi qualcosa dobbiamo fare se vogliamo. No? Grazie. Grazie davvero, è stato molto interessante. Grazie Chiara Notaro, Aldo Caterino, grazie a voi per le vostre domande che hanno stimolato tutte queste risposte e grazie a Carlo Paguato che ha organizzato questa bella serata.